Ciao a tutti, ciao ragazzi, sono William Gutierrez per chi non mi conosce e mi occupo di investimenti immobiliari da circa 6 anni, forse un pelino di più, comunque sono partito nel 2012 e sono partito completamente da zero, non avevo competenze, non avevo capitali e quindi mi sono praticamente dovuto creare tutto completamente da zero, cosa che ovviamente non è stato semplice perché molte persone spesso dicono: ah, ma se fosse facile lo farebbero tutti e tutta una serie di cose. La verità è che non è stato facile e sicuramente è stato particolarmente difficile per me, soprattutto perché non ho mai avuto un mentore. Un mentore, per chi non lo sa, è quella persona che ha già scalato la montagna, quella persona che fa già determinate cose e di conseguenza vi può insegnare come fare, perché ovviamente hai avuto tante problematiche, quindi voi dovete sapere, ragazzi, innanzitutto che la maggior parte delle persone, noi abbiamo dei modi diversi di imparare le cose. Un modo è da autodidatta, come prevalentemente ho fatto io, e questa cosa però ha una difficoltà, ha delle pecche. Quali sono queste pecche? Che è particolarmente lento, quindi questo è effettivamente un problema. Rischiate molto spesso di perdere dei soldi e soprattutto, come ho detto prima, perdete tempo. Se voi pensate che effettivamente perdere tempo è uguale a perdere soldi, soprattutto voi dovete anche far conti di una cosa, che i soldi in realtà si possono guadagnare, si possono fare sempre di più se si hanno le competenze necessarie, mentre invece il tempo, ragazzi, a un certo punto possiamo comprare sì quello degli altri, ma comunque non possiamo averne più di tanto. Quindi in realtà il tempo è una risorsa molto più preziosa rispetto al denaro, per assurdo. Quindi perché questo? Perché anche col denaro non possiamo comprare il tempo, cioè possiamo comprare il tempo di altre persone, cioè io posso dedicarmi in qualche modo a fare quello che mi piace, delegando ad altre persone le cose che a me non piacciono, questo lo posso fare, ma sicuramente non posso vivere di più, cioè tutta una serie di cose non si possono creare comunque col denaro. Quindi il tempo è comunque una risorsa molto preziosa. Ok, quindi sicuramente per me, tornando indietro, vi posso dire, se avessi avuto, però purtroppo non c'è stata di fatto una figura sulla quale poter contare, una figura che veramente mi dicesse: guarda, puoi fare così, ma anche così ho fatto io. Okay? Quindi che mi facesse vedere per filo e per segno come si fa questa cosa. Cioè io forse non so se voi l'avete già sentito, ma più volte ho raccontato di una persona che avrebbe dovuto diventare il mio mentore, ma che poi purtroppo è morta e quindi effettivamente non l'è mai diventata. Quindi in qualche modo ho dovuto ovviamente sbagliare, provare, sono caduto, mi sono alzato, caduto di nuovo, mi sono rialzato, ho preso delle belle sberle in faccia, quindi sicuramente, come ho detto prima, non è stato semplice. Ho preso una marea di vaffanculo. Perché? Perché io ovviamente, ragazzi, andavo a tentativi. Okay? Quindi io ovviamente all'inizio che cosa facevo? Cercavo di fare una determinata cosa, non mi andava bene e a quel punto iniziavo a cercare di migliorare quella che è la mia tecnica. Ciao a tutti, intanto datemi ovviamente per cortesia un feedback, che almeno vediamo se è tutto a posto, se mi vedete tutti, eccetera, che adesso sto usando il solito programmino e che almeno cerco di iniziare poi a spiegare una cosa, ok? Perché vi voglio raccontare, non nello specifico di un'operazione, perché ancora non posso entrare nello specifico, ma vi voglio dare qualche spunto proprio riguardo a un discorso di negoziazione, ok? Quindi è di fondamentale importanza questa cosa. Ditemi se mi sentite, mi vedete, fantastico, forte e chiaro. Ok, ciao Roberto, ciao. Ciao a tutti. Allora, ragazzi, dovete essere trasparenti, ok, ma non pirla, con i proprietari. Che cosa vuol dire? Allora, molto spesso, ragazzi, ci sono delle persone che mi scrivono o che scrivono in determinate sedi, eccetera, e dicono: io vorrei fare, vi faccio un esempio, una cessione di compromesso, ok? Devo fare una prima operazione, ma probabilmente se il proprietario lo viene a sapere non gli piacerà questa cosa e quindi preferisco non dirglielo, ok? Oppure,
Sono andato in agenzia, vogliono, mi fanno fare la proposta, ma l'agente immobiliare mi ha sconsigliato vivamente di andare a fare una proposta in cessione di compromesso dicendolo al proprietario. Quindi mi ha detto, guarda, è meglio, proviamo a mettere questa clausola dopo, glielo diciamo dopo, tanto è un mio amico e quindi non ci sono problemi. Okay? Questa cosa, ragazzi, è un problema ed è un problema enorme. Okay? Cioè, io adesso non voglio passare per sicuramente un santo, eccetera, che non fa determinate cose. Non è così. Però vi devo dire che certe cose bisogna imparare a farle. Okay? Quindi all'inizio io il mio consiglio che vi do è di cercare di essere il più trasparente possibile. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando una persona, perché poi voi ricordatevi che molte persone, noi siamo tutti diversi, okay? Quindi voi la prendete in un modo, io la prendo in un'altra, un'altra persona la prende in un altro modo, quindi ci sono delle persone che sono più permalose di altre, ci sono delle persone che si incazzano con poco, quindi ci sono delle persone, ragazzi, per esempio, vi faccio un esempio, io adesso ho un appartamento che devo vendere, sto facendo un esempio, e per me mi sta anche bene magari venderlo a 100.000, ok? Adesso arriva, prendo un nome a caso, arriva Mario, ok? Mario, e dice, William, io voglio lucrare sul tuo appartamento, facciamo un esempio, quindi me lo dice tranquillamente, cioè ho trovato un cliente a 110, ok? E ti va bene se ti do 100 e 10 me li tengo io? A me mi sta bene, cioè non ho problemi su una cosa di questo tipo, ok? Oppure, se magari io ho necessità di vendere per qualsiasi motivo un immobile e arriva sempre Mario e mi dice, sempre io voglio 100.000, ma ho necessità di vendere per qualsiasi motivo, ragazzi, tante volte non sono soldi, quindi non pensate che è sempre un problema di soldi, ci sono delle volte in cui magari è un problema fiscale, ok? Cioè, a me mi è capitato, per esempio, di trovarmi, sapete quando io vi sconsiglio di fare operazioni come prima casa? Perché? Perché poi dovete fare il discorso di continuare una volta all'anno a comprare una casa e poi rivenderla, ok? Io mi sono trovato una volta che mi sono dimenticato completamente, e a un certo punto avevo 2 mesi di tempo per vendere l'appartamento, quindi cosa fai? Cioè, o paghi poi tutta la differenza, oppure accetti una proposta a ribasso, questa è la verità. Quindi, se arriva una persona, arriva e mi dice, guarda, io te ne voglio dare 90, cioè io ci penso, non ho problemi sul fatto che lui voglia lucrare, tra virgolette, su di me, ok? Però ci sono delle persone alle quali dà fastidio questa cosa. Quindi, che cosa succede? Che se voi, per esempio, mi è capitato una volta, ok, che abbiamo fatto un'operazione del genere, poi una persona ha detto, no, ma io non ero capace di intendere di volere, non sapevo nulla, e mi hanno truffata, eccetera, non sapevo nulla, ero handicappato, cioè cose di questo tipo, ok? E quindi tante volte, ragazzi, il problema è che le persone molto spesso ci provano, quindi non tutti siamo uguali, di conseguenza il mio consiglio è non andate a raccontare minchiate, perché questa cosa vi si può rivoltare contro. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io arrivo facendo finta di essere un agnellino, ok? Quindi guardo l'appartamento, benissimo. Voglio fare una cessione di compromesso, magari non ho neanche tutti i soldi a disposizione per fare l'operazione, però la zona è particolarmente liquida e quindi dico, vabbè, però ci sta, ok? Non vi sto dicendo andate a fare le operazioni scoperte, quindi non vi sto dicendo questo, quindi fate attenzione. Però vi dico, cioè, ora, io vi dico non fatelo, io l'ho fatto. Okay? Quindi di fatto, ragazzi, tante volte in qualche modo bisogna rischiare dosando ovviamente il rischio. Okay? Fermo restando che, ripeto, non vi sto dicendo fate delle operazioni scoperte. Però decido di fare una cosa di questo tipo e dico, guarda, siccome mi hanno consigliato questa cosa, allora dico, guarda, io voglio venire ad abitare qua con la mia famiglia, voglio venire a vivere qua con i miei bambini, quindi ti compro l'appartamento, ok? Non inserisco magari la clausola, oppure la inserisco ma non gli spiego che cosa andrò a fare, ok? E quindi magari consigliato dall'agente immobiliare che mi dice tanto dopo mi dà le chiavi per fare i lavori. Tenete presente che magari in quell'operazione io ho bisogno delle chiavi per fare i lavori, perché altrimenti l'appartamento non riesco a venderlo, ok? Non sempre così, però magari in quel modo, in quel caso, mi servono le chiavi. Quindi facciamo il compromesso, non metto tutte le clausole, l'altro giorno ho visto anche una persona che ha chiesto ma posso non inserire tutte le clausole all'inizio, nella prima proposta e poi magari lo faccio nell'altra. No, le clausole, ragazzi, dovete metterle subito, tutto quello che vi serve va messo subito. Quindi che cosa succede? Che poi quando al momento in cui ho già firmato il compromesso, io mi sono impegnato per quello che c'è scritto, lui si è impegnato per quello che c'è scritto. Quindi quando io gli chiedo le chiavi, per quanto l'agente immobiliare
possa essere veramente un suo amico. E ricordiamoci che l'agente immobiliare è un venditore. Quindi cosa vuol dire? È un venditore, ragazzi, vuol dire che lui vende, ok? Quindi di fatto lui vuole portare la pagnotta a casa, quindi questa è la verità. Cioè no, non è che non è un vostro amico in senso assoluto, eccetera. Prima deve portarsi da mangiare a casa. E quindi lui cercherà di fare di tutto per farvi chiudere la proposta. Vi sto dicendo queste cose, attenzione, perché a me mi sono capitate, ok? Cioè adesso vi racconto che cosa mi è successo proprio alla seconda operazione. Quindi a quel punto il proprietario dice no, io le chiavi non te le do, ok? No, perché non erano questi gli accordi, non te le do le chiavi. E voi magari non le avete detto ancora che dovete fare una cessione di compromesso. Allora cominciate a litigare, lui si incazza e poi dopo voi non sapete come fare, non riuscite a vendere e quindi cominciano i casini. Oppure vi dà le chiavi, facciamo finta che scrivete le chiavi, non scrivete il discorso della cessione. Arrivate in atto, non avete trascritto, ok? Perché magari volevate risparmiare i 1500 euro di notaio. E a quel punto, una volta che siete, che dovete andare dal notaio, lui dice no, non mi sta bene perché tu stai guadagnando di più su quell'immobile. Tu l'hai pagato 100 e adesso lo vuoi vendere a 150. Non mi sta bene, non te lo vendo più, non lo faccio, ok? Quindi tutte queste cose voi dovete innanzitutto tutelarvi, quindi come ci si tutela? Attraverso i contratti, attraverso le clausole, ovviamente, e si possono blindare le cose, ok? Quindi la trascrizione, per esempio, del preliminare vi mette al riparo di una cosa di questo tipo. È un costo? Sì, ok? Cioè, è un costo, però vi mette al sicuro, un po' come avere l'assicurazione, come avere la casco, per dire. Cioè, voi fate un incidente, avete torto, vi sistemano comunque la macchina. Cioè, questo è il concetto. Pagate? Sì, si paga, ok? È normale. E dovete già calcolarlo nelle vostre spese, nel vostro ROI, nel vostro piano economico. Di conseguenza, a quel punto, vabbè, io ho detto tutto, spiego tutto al proprietario, quindi vi dico io come mi comporto dopo aver subito determinate cose in passato. Io cerco di essere il più trasparente possibile, ok? Fermo restando che io posso giocare, ragazzi, ok? Ci sono delle volte in cui non sono completamente trasparente. Ve lo dico tranquillamente, non sono completamente trasparente. Ma perché? Magari in quella determinata situazione non posso esserlo, ma posso permettermi, tra virgolette, di rischiare, ok? Perché posso permettermi di rischiare? Perché magari posso comunque arroggitare l'immobile male che vada e posso fare determinate cose, ok? Se voi siete alle prime operazioni, se siete alle prime armi, non potete permettervi di rischiare e quindi diventa un problema. Vi racconto che cosa mi è successo alla seconda operazione. Allora, trovo un agente immobiliare, a un certo punto io sto cercando in una determinata zona, piccolina, eccetera, cerco in quella zona. È classica questa cosa, eh? Io vado a vedere questo appartamento, mi ricordo bene, in Viale Monza, un monolocale, un mercato completamente depresso, ok? Quindi non un mercato bello, eccetera, stiamo parlando, ragazzi, del 2012, e provo a rifilarmi un monolocale di merda al piano terra a 60.000 euro, ok? Dicendomi un affare e tutta una serie di cose. Figlio. Però io ero un pivello, no? Vabbè, però ci sapeva fare questo agente immobiliare, era un venditore, ok? Ci sapeva fare, benissimo. Voi provate a pensare al William di 7 anni fa, cioè non avevo quelle esperienze che ho oggi. Quindi, vabbè, è sto cazzo di monolocale, brutto, cioè piano terra, e di fronte praticamente al ponte della ferrovia, quindi un casino della Madonna, cioè brutto. Però gli ho detto, guarda, secondo me mi stai chiedendo troppo, nel senso che forse vale un filo di meno. Ma no, ma guarda che ce la facciamo, di qua, di là, ho venduto, di qua, su e giù. Mi dice, guarda, facciamo una cosa, visto che tu vuoi fare l'operazione con la cessione di compromesso, perché io l'ho detto chiaramente che cosa volevo fare, mi fa, facciamo così. Facciamo che possiamo, ti faccio vedere un appartamento in una zona molto liquida, ok? E questo appartamento in questa zona molto liquida, che era, è vero, una zona liquida, effettivamente, dall'altra parte della città per me, il proprietario sicuramente è disponibile a fare il discorso della cessione, ok? E io come un coglione le dico, va bene, andiamo a vederlo. Cioè, no, non va bene questa cosa, ragazzi. Se voi prendete una zona, dovete star lì. Non dovete andare dall'altra parte, ok? Ci sono dei ragazzi, per esempio, tante volte mi incazzo, anche con i nostri ragazzi, tante volte quando iniziano, cominciano a studiare, voi sapete che noi formiamo i ragazzi, poi vanno in giro a fare le proposte per noi, eccetera. C'è qualcuno che ogni tanto dice, ah no, ma l'agente immobiliare era carino con me e quindi mi ha detto, andiamo dall'altra parte, io sono andato a vedere. Che cazzo sei andato a fare, porca troia? Non devi andare là. Cioè, devi stare concentrato nella tua zona,
non devi andare dall'altra parte, ok? Perdi il focus, di là non capisci un cazzo, ti puoi prendere le inculate, comunque gli agenti immobiliari ci sanno fare, se sono venditori, sono in qualche modo, ragazzi, vi rifilano qualcosa, perché vi vedono come il pollo di turno, se vi sgamano, ok? Quindi dico, va bene, andiamo a vederlo. Ah, che bello, figa, magari faccio già, ero alla seconda operazione, ragazzi. Cioè, ero gassato dal fatto che avevo chiuso poco tempo prima la prima operazione, ok? Chiuso nel senso, non in negativo, ma chiuso nel senso che avevo appena stipulato il compromesso nel quale io prendevo l'appartamento, no? Quindi ero gassato, posso farlo, eccetera. Andiamo a vedere questo appartamento e mi porta praticamente in questa palazzina che... Non è brutta, però non è uguale alle altre palazzine che sono in quella zona. Quindi è sicuramente peggiore rispetto alle altre. Quindi questo è il primo problema. Il tram che passava davanti, io tutte queste cose all'epoca non le sapevo valutare. Il tram che passava davanti, quindi faceva rumore, si sentiva. Terzo piano senza ascensore. E lui mi ha detto, è un secondo piano senza ascensore, ok? Secondo piano. Poi io vado su, dico, figa, a me mi è sembrato un terzo, mi fa no, perché sai c'è il piano ammezzato di qua, di là, su e giù, è un secondo piano, non è un terzo piano. Che qui, ragazzi, vi devo dire, io ho qua uno stronzo qua di fianco, di fronte, eccetera, che è il mio socio, che è uguale, preciso, lui, quando noi vendiamo dice terzo piano, un cazzo di quarto piano di me, cioè fa sempre così, ok? Quando lui deve vendere una cosa, racconta minchia, come fanno gli agenti immobiliari, ok? Quindi per lui dice, sono 50 metri, magari sono 25, ok? Come metri quadri, uguale. Come i metri quadri, uguale, ok? E quindi questa cosa è un problema, perché? Perché siamo venditori, ok? Voi dovete essere venditori, in qualche modo. Quindi a questo punto vado a vedere sto cazzo di bilocale e gli dico quanti metri sono, 60 metri quadri, no? 60 metri quadri. 60 metri quadri, a me sembrava di meno, dico, comincio a guardarlo un attimo, figa, però mi fa, guarda, qua basta dare un'imbiancata veloce di qua di là, su e giù, e lo portiamo via. Vabbè, le dico, vabbè, dammi un giorno di tempo, faccio il piano economico di qua di là, su e giù. Che cazzo di piano economico dovevo fare? Non potevo capire, ragazzi, ero fuori zona, non c'entrava nulla, effettivamente, no? Però mi metto lì, comincio a cercare, vedo degli appartamenti che effettivamente costavano molto di più. Ok, quindi dico, vabbè, probabilmente lui mi ha detto che si vende a 2,10, ok, in quella zona. Io ho detto, vabbè, a 2,10 magari no, però vuoi non vendere a 185, visto che tutti gli altri sono pubblicizzati a molto di più? E quindi dico, vabbè, facciamo sta cazzo di proposta. Facciamo la proposta, gli dico, ti do 10.000 euro, ok, subito, e poi mi dai 10 mesi di tempo per fare il compromesso. Alla fine mi dice, guarda, facciamo una cosa, non voglio 10, voglio 15, poi voglio 1.000 al mese, poi voglio X alla fine, ok? Quindi alla fine erano tipo 30.000 euro di caparra, una cosa del genere. Il saldo nella parte finale. Benissimo, ci mettiamo d'accordo, mi dà 10 mesi di tempo, comincio a fare il lavoro. Quando faccio il compromesso, ok, ascoltate bene questa cosa, ragazzi, perché è importante, l'agente immobiliare mi dice, Willy, guarda, secondo me, io conosco molto bene il proprietario, di qua, di là, su e giù, la cosa migliore è che non gli chiediamo le chiavi, perché se no lui un po' si insospettisce, magari non gli piace più di tanto questa cosa, cioè lui ha detto che il compromesso va bene, però sai, il discorso dei lavori non è che gli piacciono tanto, aspettiamo un attimo, glielo dico dopo, perché tanto un mio amico non c'è problema. Sei sicuro? Sì, va bene. Ok, questa ragazzi, questo va bene, è il va bene di un coglione, cioè ve lo dico, e quel coglione ero io, ok? Non un'altra persona, quel coglione ero io. Quindi a questo punto facciamo il compromesso, dopo aver fatto il compromesso lui gli dice, guarda, avrei bisogno delle chiavi perché sai, di qua di là, su e giù, morale, lui aveva praticamente, era imparentato con un giudice e con un avvocato, ok? Le ha detto, guarda, secondo me va bene, però fammi parlare con loro. Che cosa hanno detto loro? Assolutamente no. Perché? Perché se questo fai i lavori in casa, poi ti fai disastri di qua, di là, poi si blinda in casa, poi magari arriva, ricordatevi ragazzi, io arrivo sempre che non sono italiano, questo l'ha detto, extracomunitario, si blinda in casa, magari arriva con tutta la famiglia, col cazzo che lo tiri fuori, così l'ha detto, ok? Me l'hanno detto chiaramente. Quindi a quel punto ragazzi è stata veramente una bella rottura di coglioni, perché alla fine siamo arrivati
a un accordo nel quale ho convinto il proprietario a lasciare le chiavi in mano all'agente immobiliare, quindi l'agente immobiliare si rendeva disponibile a tenere le chiavi, quindi lui doveva andare, tra virgolette, ad aprire ogni volta. E quindi io, che ero dall'altra parte della città e all'epoca lavoravo anche in palestra, ancora dall'altra parte, ogni giorno che volevo andare in cantiere, l'impresa, che voi sapete che le imprese di solito cominciano a lavorare alle 8 del mattino e alle 5 vanno via. Ogni volta dovevo andare ad aprire praticamente la porta. Poi l'agente immobiliare non era neanche vicino, quindi questo è ancora un altro problema. Non potete prendere delle agenzie che sono molto lontane dall'appartamento. E quindi ho fatto una fatica bestia a ristrutturare quell'appartamento. Ho speso un pacco di soldi. Poi l'agente immobiliare, ma io non posso andare tutte le volte, ma di qua, ma di là, ma su, ma giù. Quindi questa cosa per farvi capire che sono veramente delle rotture di coglioni. Ve ne racconto un'altra. Una volta un ragazzo, che anche lui ha cominciato nel 2012, okay, a cercare di capire come funzionano gli investimenti immobiliari, voleva diventare un investitore, okay? Parentesi, non l'ho mai diventato perché ha fatto un'operazione, poi ha mollato. Mi ricordo che questo ragazzo a un certo punto scrive, un po' come adesso ci sono i gruppi, no? Su Facebook, eccetera, e dice, mi hanno consigliato di non chiedere le chiavi, la stessa cosa che vi ho detto prima. E io gli ho detto non farlo, assolutamente non farlo, e mi fa, ma rischio che mi salti l'operazione. Piuttosto gli ho detto fai saltare l'operazione, ma non fare una cosa del genere, guarda che perdi soldi. Alla fine, cosa ha fatto? Ok, nonostante io e altre persone le avessero detto questa cosa, e comunque è andato avanti, non ha chiesto le chiavi, dopodiché il proprietario non gliele ha volute dare, proprio in nessun modo. A me mi è andata già bene che comunque, diciamo, sono riuscito ad avere l'accordo che quantomeno l'agente immobiliare poteva averle le chiavi, mentre invece lui zero, e quindi ha perso soldi alla prima operazione. Parentesi, ha perso soldi che non erano nemmeno suoi. E qui, come potete vedere, ragazzi, è un problema. Okay, perché? Perché il contratto non era blindato, perché comunque non ha fatto quello che doveva fare, per tante cose. Quindi quello che vi sto dicendo, ragazzi, è che io non è che vi voglio rompere i coglioni tanto per, cioè vi sto dicendo delle cose che mi sono capitate, che ancora adesso a noi ci capitano, ok? E poi settimana prossima, oggi non posso parlare di questa cosa, ma abbiamo chiuso un'altra operazione adesso, molto figa, cioè molto figa per un discorso di velocità, un discorso di velocità e di ROI molto elevato. Settimana prossima poi ve la racconto perché adesso è troppo calda questa cosa, quindi preferisco non parlare. Perché tante volte bisogna, io purtroppo comincio anche a essere visibile, quindi le persone tante volte mi ascoltano, seguono, quindi certe cose magari non piacciono. Però settimana prossima sicuramente ve ne parlerò, ok? Ma, e questa cosa riguarda proprio questa cosa qua, la negoziazione con il proprietario, l'essere trasparenti. Quindi voi non potete presentarvi come l'agnellino di turno e poi diventare uno squalo, ok? Perché effettivamente, ragazzi, non c'è questa cosa, cioè non si può fare. O veramente siete capitalizzati, avete la possibilità, cioè nel senso dal punto di vista tecnico siete diventati bravi e sapete gestire le situazioni, come facciamo a volte noi, eh? Cioè io non vi dico che tutte le volte sono trasparente, ok? Ci sono delle volte in cui purtroppo non posso farlo. Però, ripeto, è un rischio, ma il rischio va gestito. La gestione del rischio, com'è che potete, tra virgolette, tirar via il rischio? Più sapete e più il rischio diventa contenuto, ok? Quindi più sapete determinate cose, meno rischiate. Meno sapete, più rischiate. Quindi se dovete rischiare, non vale la pena. Aspettate, che tanto non arriverà oggi la proposta, arriverà magari la prima accettazione vostra, non arriva tra un mese, non arriva tra due, non arriva tra 3 mesi. Chi se ne fotte, nel senso che non muore nessuno. Ma intanto non perdete soldi, anche perché vi assicuro che perdere soldi alla prima operazione per la maggior parte delle persone vuol dire mollare tutto, ok? Perché la maggior parte delle persone non è disposta a fare una cosa di questo tipo e non c'è con la testa da quel punto di vista, nel senso che io sono riuscito a rialzarmi. Ma conosco veramente poche persone in grado di fare una cosa di questo tipo. Conosco molte persone che sono cadute dopo, ok? Quindi no, non alla prima, che sono cadute dopo e che poi si sono rialzate, ok? Quindi questi, i campioni sono così. Quindi ve lo dico, cioè, scadono, si rialzano, gli fra un cazzo, va bene, vanno avanti.
Ma al primo colpo vi posso assicurare che dal punto di vista emotivo non è poi così semplice, ok? Vediamo se avete fatto un po' di domande. Ciao a tutti intanto, ragazzi, stavo parlando un po', fatemi delle domande intanto se volete. Ciao a tutti. Ciao William, cosa succede se il venditore non vuole vendere nonostante la trascrizione tenendosi la caparra? È una bella rottura di coglioni, ma con la trascrizione tu sei sereno, okay? Nel senso che tu puoi obbligarlo a vendere l'immobile, cioè non è che può, cioè lui può fare delle pirlate nel momento in cui non c'è la trascrizione, lui può vendere ad altri, eccetera. In questo caso tu lo puoi obbligare, dipende anche da che cosa c'è scritto nel contratto, eccetera, a farlo, ok? Quindi con una trascrizione sopra sei abbastanza tutelato. Sei molto tutelato, insomma. Ciao Mohamed, come stai? Un po' che non ti vedo. Si vede che sei diventato milanese. Rosella, ma alla fine la tua seconda operazione com'è andata? È andata male, ok? Voi dite, figa, tutto male è andato a questo. Allora, la prima operazione ho perso soldi. Ok, ho perso, mi sembra 3, 5, 4 mila euro, una cosa del genere. La seconda operazione non è andata male, nel senso che ho perso dei soldi a livello assoluto, ma io ero convinto di guadagnare 35 mila euro, ok, io, e più quelli che avrei dato all'investitore, e alla fine ne ho guadagnati 8, quindi questo è 8 mila euro li ho guadagnati alla seconda operazione. E quindi però non, cioè, non è andata, non ho perso soldi, però non è, cioè, non è tutto sto grasso che qua, nel senso che 8.000 euro effettivamente per tutto il lavoro che comporta, però già lì cominci a capire che è soltanto un discorso, ragazzi, di affinare la tecnica, ok? Quindi quando voi, per esempio, perché per assurdo voi non dovete mirare alla prima operazione, dovete mirare, per l'amor del cielo, a guadagnare, ok? Ma in realtà la cosa più importante della prima operazione non è tanto il guadagnare, ma il fatto di diventare capaci, ok? Perché se voi diventate capaci, poi farete la seconda, poi farete la terza, a quel punto cominciate a fare i soldi veri, ok? Quindi non è più un discorso a livello mentale, ok? Io ho capito che nella prima operazione ho perso soldi, benissimo, però, cioè, effettivamente l'ho fatto. Quindi la mia testa mi diceva che era solo un discorso di tecnica, cioè dal punto di vista tecnico ero una merda e quindi dovevo modificare quelle cose. Effettivamente tra la prima e la seconda operazione c'è già stato un miglioramento, sono stato abbastanza scarso, onestamente, però già sicuramente la seconda operazione è andata meglio. Dalla terza in su poi ho cominciato a guadagnare, ok? Cioè la seconda ho guadagnato, sì, per 8.000 euro. 8.000 su 30.000, su 35.000, quello che è un cazzo, no? Ok? Va bene? Ci siamo? Fino a qua ci siamo, benissimo. Anche perché voi dovete sapere che 8.000 euro, cioè io effettivamente guadagnavo 8.000 euro in 2 mesi con il mio lavoro precedente, ok? Quindi comunque non è che fossero tanti per me, tra virgolette. 30.000 sì, però 8.000 no. William, ma a questo punto la compravendita libera è molto più semplice, è meglio farla con mutuo se ci sono tutte queste problematiche. Ma non è che, allora ragazzi, non è che la compravendita è, tra virgolette, sia molto, sì, è più semplice, ok? È più semplice, sì, e è un discorso di, ci sono delle volte, Demetrio, che purtroppo bisogna anche verificare due cose. Chi parte con i soldi, ok? Parte solo con le compravendite ed è tra virgolette più facile. Chi parte senza soldi, magari il fare delle operazioni in cessione diventa un filo più facile, tra virgolette, a livello di far più soldi velocemente, soprattutto per un discorso di ROI, eccetera. E se non sapete, ragazzi, quando io dico dei termini, chiedetemelo. Per esempio, quando adesso ho detto ROI, se non sapete, chiedetemelo, che ve lo spiego. E quindi questa cosa, diciamo, è molto interessante. Ora, il discorso è che tante volte, anche se tu hai i soldi, ok, purtroppo molto spesso ti saltano delle trattative. Ti faccio un esempio. Se tu hai un appartamento in questo momento
vuoi vendere, ok? Ipotizziamo che tu lo vuoi vendere a 1 milione, ok? Arriva William e ti dice: Demetrio, io voglio prendere il tuo appartamento, però per me 1 milione non li vale perché sono un investitore e ci voglio guadagnare. Quindi non ti posso dare 1 milione, ok? Ti posso dare 900.000, ok? 900.000 andiamo all'atto. E tu mi dici: no, io voglio 1 milione, ok? Allora a quel punto, visto che io comunque sto risparmiando 100.000 euro o giù di lì, di imposte, perché non c'è effettivamente l'imposta di registro, che mediamente, per chi non lo sa, è del 9% sulla seconda casa, cioè seconda casa voi pagate il 9% di imposte, più l'imposta catastale, cioè, però su queste cifre sono noccioline. Sono già 90.000 euro, ok? Poco più di 90.000 euro. Quindi in questo caso molto probabilmente tu sei più predisposto a farmi lo sconto, ok? Cioè a farmi fare, tra virgolette, l'affare, perché tu comunque stai prendendo tutti i soldi. Mentre invece non ti va bene il contrario. Quindi questa cosa, ragazzi, tante volte, il discorso della cessione di compromesso, la verità è che la maggior parte dei formatori ve la vendono come fare soldi dal nulla, come parto dal nulla, faccio operazioni con 0 euro, eccetera, che, ripeto, io in realtà si possono fare, ve le posso insegnare, tutto quello che volete, io ne faccio. Ma non ve lo consiglio alla prima operazione. Perché? Perché dal punto di vista tecnico è più difficile. Cioè è molto più facile trovare, accumulare capitali è molto più facile rispetto a fare operazioni senza soldi a livello assoluto. E io vi posso insegnare come si fa. E numero due, fare operazioni con capitali di terzi è ancora più facile. Okay? Che è esattamente ciò che faccio io, guardate caso. Cioè, non lo faccio solo con capitali di terzi, ma anche con capitali di terzi. Quindi, per questo motivo, la cessione di compromesso in realtà non è tanto predisposta solo per chi parte completamente da zero, ma in realtà è molto predisposta, che poi non è la cessione di compromesso quella che faccio io. Faccio un'altra cosa che qua non dico, che tanto, perché tanti formatori dicono sempre cessione di compromesso perché loro sanno fare quella, non sanno fare altro, e la verità è che l'investitore professionista fa un'altra cosa, che io insegno ovviamente. E quindi questa cosa in realtà è per l'investitore professionista, ok? E la cessione di compromesso dà il meglio di sé quando lo fate con cifre grosse. Per questo ti ho fatto prima la comparazione di 1 milione, perché su 30.000 euro non cambia un cazzo, ok? Cioè se io ti devo comprare un appartamento a 30.000 euro, benissimo, quant'è l'imposta di registro? Sono meno di 3.000 euro, cioè non cambiano la vita. Okay? Mentre invece su 1 milione, su mezzo milione, su cifre comunque interessanti, cambia molto. Cioè, lì a livello di trattativa, cioè, ragazzi, voi sentite quante volte io vi dico ho chiuso l'operazione e ve lo faccio vedere. Non è che solo vi dico ho chiuso l'operazione, ve la faccio vedere. Perché secondo voi? Perché utilizzo più tecniche, okay? Perché utilizzo più metodi, perché cerco di dare più soldi alla persona. Okay? Adesso, quella che vi spiegherò settimana prossima, okay? Vi spiegherò come sono riuscito a convincere questa persona, come abbiamo fatto questo accordo con questa persona, come abbiamo tirato fuori pochi soldi con questa persona e come abbiamo già chiuso l'operazione. Ok? Abbiamo preso l'accordo 2 giorni fa, oggi abbiamo chiuso. Basta, abbiamo già venduto. Ok? Sapete cosa vuol dire chiudere un'operazione in 2 giorni, ragazzi? 2 giorni. Ok? Quindi facendo un ROI superiore al 100%. Okay? Superiore al 100% in quanto tempo? Pochissimo. Ok? Quindi questa cosa è molto interessante. Ed è un discorso semplicemente di saperlo fare, di trattativa, di essere sgamati, di imparare determinate tecniche, di imparare a comunicare, di imparare a in qualche modo manipolare comunque la persona a nostro vantaggio. Ok? Quindi manipolare è brutto da dire, però questa è, diciamo, in linea di massima, ok? E può rispondermi a quella cosa in privato quando puoi. Non ho guardato. Io durante il giorno lavoro, ragazzi. Cioè, quando vi rispondo durante il giorno, perché magari sono al ristorante piuttosto che sto andando in palestra, cose di questo tipo, o mentre sono magari in agenzia che aspetto, però in generale non sono sul pezzo, diciamo, durante il giorno, nel senso che Sacha, guarda che sei entrato nel gruppo? Ti è arrivata la cosa per entrare nel gruppo privato.
Ciao William, a proposito di essere chiari, tratterò tre appartamenti di un'unica proprietaria che sarà presente all'agente immobiliare in trattativa. Conviene dire del compro e rivendo o sarebbe meglio dire che l'intenzione è affittarli? Allora dipende, se tu questa persona non la vedrai più, ok? Può anche non interessarti, nel senso che se tu per esempio pensi solo ed esclusivamente di comprare l'appartamento e poi rivenderlo, puoi dire quel cazzo che ti pare, che tanto non ti serve più quella persona. Se invece devi fare una cessione di compromesso, è meglio che tu glielo dica. Sì, la gente è dalla tua parte, bravo. Ok? Quindi dipende molto, ragazzi, se appunto voi potete, cioè dovete fare per esempio una cessione. Se non dovete fare la cessione, non avete problemi. Se invece dovete farla, allora a quel punto è meglio parlare chiaro, ok? Quindi questa cosa, il parlare con i proprietari, cominciare a dire determinate cose, avviene quando magari vi salta una trattativa, quando magari una cosa non è andata a buon fine, quando magari dovete utilizzare altre tecniche. In generale, però, per la cessione dovete dirglielo, cioè non potete fare finta di un cazzo, cioè dovete solo comprare, va bene, avete quel cazzo che vi pare, non è un problema, ok? Poi vi ripeto, io molte volte, anche con le cessioni, dico puttanate, ok? Sì, però poi in qualche modo mi paro il culo dall'altra parte, che okay? So comunque come gestirla, so che se mi va male saldo e faccio determinate cose, cioè in qualche modo mi paro il culo prima, ok? Quindi lui dice sì, atto, se no concessione l'avrei detto chiaramente, se è un atto non ha importanza, ok? L'unica cosa è che quando, per esempio, di solito le persone quando si fa affitto sono disposte a pagare di più, cioè io stesso, per dirti, no? Se io devo fare una locazione, molte volte, visto che magari mi conviene perché dal punto di vista della locazione il prezzo è buono, magari non pretendo tutto quel grosso sconto e molte persone sono così. Quindi magari potrebbero dirti, ah, ma tanto comunque lei ci guadagna sull'affitto, di qua di là. Mentre invece, quando si parla di fare compravendita, io posso essere più diretto. Cioè io quando devo fare un acquisto diretto, preferisco essere più diretto. Okay? Dipende dalla persona che ti trovi davanti, dipende da molte cose, però in linea di massima è così. Okay? Ciao Matteo, come stai? Grande. Okay? Quindi così ragazzi, settimana prossima poi vi farò vedere questa trattativa, cioè ve la farò vedere che cosa abbiamo chiuso, come abbiamo fatto e soprattutto come si può chiaramente parlare con queste persone. Okay? E direi che per oggi è tutto, che io adesso devo andare, perché sono già, porca puttana, sono già le 8:15 e devo andare a magnà. Ok, e ci vediamo alla prossima, ragazzi. Okay? Fatti bravi e alla prossima. Se avete altre domande me le potete